La notizia è tornata di recente a fare scalpore e riguarda un probabile, anche se assai sporadico, legame fra le protesi al seno, in particolare quelle testurizzate, cioè ruvide, e una rara forma di linfoma, il cosiddetto linfoma anaplastico a grandi cellule. L'allarme si è di nuovo diffuso rapidamente nelle migliaia di donne che alle protesi hanno fatto o devono fare ricorso per esigenze ricostruttive o anche banalmente per motivi estetici. È proprio per loro allora che adesso vogliamo provare a fare chiarezza sull'argomento con l'aiuto di due ospiti veramente eccellenti e qualificati. Marcella Marletta, che è direttore generale dei dispositivi medici del servizio farmaceutico del nostro Ministero della Salute, e Roy De Vita, che è direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia plastica all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena IRCCS di Roma. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno a voi. Dottoressa Marletta, riepiloghiamo la vicenda, gli ultimi sviluppi, per favore. Certo, nel 2011 la FDA americana ha segnalato la possibilità di una insorgenza, appunto, di un linfoma particolare, il linfoma T, che insorge nel seno anziché in altre parti del corpo. Non se ne conoscono le cause, non si conosce neanche la predisposizione genetica, peraltro possono essere associate alla presenza nei pazienti impiantati di protesi testurizzate. Tutto questo ha fatto sì che la Task Force europea comunque si occupasse di questo argomento, e il Ministero della Salute immediatamente ha chiamato le società scientifiche per fare raccomandazioni ai medici, i medici che devono seguire le pazienti e sensibilizzarle sulla evidenza di alcuni sintomi. In questa maniera noi abbiamo la possibilità di anche di avere tutte le segnalazioni sul linfoma. Abbiamo un numero di linfomi che oggi è di 41 su 411.000, con un'incidenza di 2,8 su 100.000. L'incidenza è bassa. Abbiamo comunque visto che la Francia, e l'allarme nasce da questo, ha, unica al mondo, e negli ultimi giorni, nei giorni scorsi, ha ritirato dal mercato 13 marche di protesi mammarie. Ma questo ci è servito perché abbiamo chiesto al Consiglio Superiore di Sanità un parere, e saremo in grado quindi di adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute dei pazienti. Allora, professor De Vita, tranquillizziamo chi è a casa, sì, cioè diciamo chiariamo bene il contesto in cui ci stiamo muovendo, se no scateniamo il panico. Benissimo, allora diciamo innanzitutto che tutte le pazienti le protesi non le mettono soltanto per estetica, si mettono anche per ricostruttiva. E quindi cominciamo col dire che tutte le pazienti che hanno subito una ricostruzione mammaria con impianto di protesi non devono fare niente altro rispetto a quello che stanno facendo, i loro controlli annuali. Okay. Quindi prima categoria di persone che non ha motivo di temere nulla. Chirurgia estetica, le pazienti devono fare dei controlli annuali. Le mie pazienti lo fanno regolarmente, cioè una volta l'anno si viene, si fanno quelli che sono dei controlli, che sono l'ecografia è il primo controllo che viene fatto, perché i sintomi... due cose sono importanti. La prima cosa è che nel caso in cui si sviluppi la malattia, si arriva precocemente, l'intervento è molto banale, la si risolve espiantando la protesi e la capsula che c'è intorno. E il sintomo non è un sintomo che può essere misconosciuto, perché è un improvviso aumento di volume imponente che avviene per un accumulo di siero almeno un anno dopo l'intervento chirurgico, per cui la paziente si rende conto immediatamente e immediatamente si rivolge al medico. Quindi tranquillizziamo le pazienti. Professore, ma come si è arrivati a questo punto? Allora, io ho una teoria, io vengo chiamato un po' in giro nel mondo a parlare di questo argomento, e io ho una teoria che è quella che determina l'avvenimento di un, diciamo, è spiegato per le tragedie, io lo utilizzo, l'ho mutuato, ed è la teoria dell'Emmental. La teoria dell'Emmental prevede che quando si allineano tutti i buchi succede un qualche cosa. Allora, noi, esatto, lo vediamo lì. Il mio primo punto è il protagonismo, vale a dire, ci sono delle persone, una sta in America, un'altra in Australia, che per grande vanità personale, perché questi signori da un punto di vista scientifico erano dei signori nessuno fino a 5 anni fa, adesso occupandosi di questa cosa sono assurti all'onore della cronaca e ne fanno un cavallo di battaglia, quindi un po' di protagonismo per visibilità personale. Superficialità, purtroppo questo vale nella nostra categoria ma vale in tutte le categorie. Anche nella nostra. È più facile seguire il flusso piuttosto che studiare un problema e farsi una propria opinione, per cui si segue un po' quello che si dice.
mistificazione. In questo momento abbiamo gli americani, e questo quando vado a dirlo in America non mi attiro troppe simpatie, gli americani hanno un problema enorme. Loro hanno avuto una moratoria, per 16 anni non hanno potuto utilizzare le protesi in gel di silicone. Questo che cosa ha portato? Che 3 generazioni di chirurghi non hanno idea di come si utilizzano le protesi anatomiche. Perché il problema qual è? Che tra anatomica e rotonda la differenza è che l'anatomica ha un posizionamento obbligato e fisso, perché se ruota evidentemente cambia forma e quindi deve essere ruvida, e la protesi incriminata è quella ruvida. Allora loro dicono, stanno mistificando dicendo che non c'è differenza fra nei risultati fra rotonda e anatomica, e non è assolutamente vero, e quindi tanto vale tornare alle protesi rotonde e lisce. Questo evidentemente è un ritorno alla preistoria, secondo, non solo secondo me, ma secondo una gran parte della comunità scientifica, ma per gli americani questo è un desiderio forte di giustificare scientificamente un loro gap, la volpe e l'uva. Sì, certo. Ultimo punto, la concorrenza. La concorrenza perché questa ditta che è stata incriminata in realtà era market leader con l'80% delle protesi vendute al mondo sino a pochi anni fa, e quindi è normale che i problemi ce l'hanno più loro degli altri. I competitors invece li hanno attaccati, alcuni addirittura sono sul mercato da 5 anni, noi sappiamo che da un punto di vista epidemiologico, cioè nello sviluppo della malattia, occorrono almeno 7 anni e mezzo, sono sul mercato da 5 e dicono noi non abbiamo nemmeno un caso, e quindi fanno un po' di concorrenza sleale da questo punto di vista, enfatizzando questo aspetto. Quindi ci sono questi fattori insieme hanno portato a questa grossa bolla, che questa si chiama ALCL, questa malattia, che andrà sicuramente studiata di più, perché non voglio superficializzarla al punto tale da dire che non è un problema, però non è nemmeno così immenso come ci vogliono far credere. Non è l'epidemia che... Il professor De Vita ovviamente ha invitato al controllo annuale che chi magari è protesizzato deve fare comunque, però c'è anche da dire che questo problema sta efficientando anche il sistema dei controlli del nostro sistema sanitario nazionale. Certamente, le protesi sono comunque dispositivi medici e come tali e come i farmaci hanno sempre eventi avversi, anche gravi. Per questo motivo il Ministero ha obbligato nelle proprie norme i medici a segnalare qualunque tipo di evento avverso. Ma in questo caso abbiamo fatto delle raccomandazioni ancora più stringenti, l'ultima è di febbraio, le abbiamo tutte sul nostro sito, cioè regolarmente chiediamo di controllare le pazienti, ma nel regolare follow up delle pazienti, quindi non un controllo diverso dal solito, l'importante è sensibilizzare. Così noi abbiamo comunque una banca di informazioni che ci permette di intervenire con le azioni correttive quando serve, come ad esempio come è stato il caso delle protesi fraudolente, le vecchie PIP. Però la vera novità adesso è la partenza della fase pilota del nostro registro delle protesi mammarie. Questo registro sarà unico al mondo e ci permetterà di studiare epidemiologicamente questa malattia. Vediamo adesso cosa ha confezionato per noi Chiara Del Gaudio con Alessandro Perozzi. L'Italia sarà il primo paese in Europa ad avere un registro obbligatorio per le protesi mammarie. Verrà istituito presso il Ministero della Salute, che in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ha avviato una prima fase pilota. Ci racconta in breve questa iniziativa l'ingegnere Marina Torre, che qui all'Istituto Superiore di Sanità è responsabile scientifico del registro nazionale per le protesi implantabili. Ingegnere, come procede allora questa prima fase di orientamento? La fase pilota, che è necessaria per verificare il corretto funzionamento dell'intero sistema, è partita il 25 marzo scorso. Il primo intervento che è stato inserito è stato un intervento di ricostruzione su una paziente affetta da neoplasia della mammella. Il registro raccoglie poche informazioni, ma sono importanti e sono state attentamente selezionate da un gruppo di esperti. Tutte le informazioni sono organizzate poi in una scheda informatizzata disponibile su una piattaforma online. La scheda è facilmente compilabile dal chirurgo in pochi minuti e gestibile dal chirurgo stesso. Il tutto nel pieno rispetto della privacy del paziente. Fino ad oggi abbiamo formato 60 chirurghi, ma l'obiettivo è quello di arruolare tutti i chirurghi che effettuano questo tipo di intervento sul territorio nazionale. Nel frattempo il Ministero della Salute sta perfezionando la stesura del regolamento del registro che renderà definitivamente obbligatoria la partecipazione, come richiesto dalla legge.
regolato il sistema, come funzioneranno le cose? I fabbricanti hanno un ruolo importante nel funzionamento del registro, in quanto ci forniscono tutti i dati delle protesi che sono distribuite in Italia. Questo facilita enormemente il chirurgo nella selezione del dispositivo che viene impiantato, evitando errori di trascrizione del codice. Una volta che il sistema sarà regolato, sarà possibile valutare l'effettiva durata della protesi e fornire così a chirurghi e produttori informazioni importanti per migliorare la sicurezza e l'assistenza dei pazienti impiantati. La precisione nella tracciabilità del dispositivo impiantato, la tutela della privacy del paziente, la disponibilità dei fabbricanti a fornirci tutti i codici, unitamente all'obbligatorietà che è data dalla legge, rendono oggi il registro italiano delle protesi mammarie un sistema che è unico al mondo. Grazie. Professor De Vita, tranquillizziamo chi ci sta ascoltando a casa e magari ha una protesi di questo tipo. Cosa bisogna fare? Allora, quello che dicevamo prima è che in questo momento c'è un'assenza di numeri validati, per cui dobbiamo innanzitutto non creare panico, ecco. Perché il problema è un problema da un punto di vista di incidenza molto molto limitato, facilmente risolvibile se si interviene tempestivamente, come dicevamo prima. E la cosa importante, e questo ci sta pensando il Consiglio Superiore di Sanità, a prevedere che ci siano dei centri specialistici che possano fornire la diagnosi del problema, e quindi ci saranno per macro area, un al nord, un al centro, un al sud, di persone, di specialisti che siano particolarmente ferrati nella diagnosi di questa malattia. In conclusione, proprio su questo, allora, Marletta. Noi vogliamo andare oltre, stiamo studiando la genetica, e cioè se vi è una predisposizione genetica nei soggetti che possono sviluppare linfoma, o se vi è una genetica cosiddetta somatica, cioè una mutazione genetica. Tutto questo ci servirà in termini predittivi. Il protocollo è già pronto e lo stiamo avviando. Grazie a Marcella Marletta, grazie a Roy De Vito, un'eccellenza italiana stimata in tutto il mondo per il suo lavoro. Grazie ancora. Adesso